Ministro, nel suo intervento ha fatto riferimento al rischio per le piccole e medie imprese nella transizione, quindi come fare per evitare che non vengano fagocitate dalle grandi imprese e come si sta muovendo il governo in questo senso? Bisogna in questo momento accelerare tutti quei processi che aiutano queste aziende a crescere in termini dimensionali. È un tema che poche volte l'Italia ha affrontato, oggi la sfida è questa, quindi non solo finanziamenti per aiutarli a mettersi insieme, ma anche norme ordinamentali che accelerino processi che in Italia sono troppo lenti, come le fusioni, le acquisizioni, che invece in altri paesi d'Europa sono molto molto più svelte. Credo che se ci rassegniamo al fatto che alcuni grandi temi come la transizione saranno affrontati solo dalle grandi, grandissime aziende, perdiamo anche l'italianità di un paese fatto di piccoli ma con grandissimi risultati in termini di innovazione e di capacità e professionalità. Dalla Commissione europea è stato ricordato il significato del termine facility, strumento, e quindi l'erogazione di soldi solo dopo il soddisfacimento di determinate condizioni. Da questo punto di vista l'Italia sta dando garanzie, siete fiduciosi che queste condizioni l'Italia le rispetterà e quindi i soldi della facility per la ripresa arriveranno? Sì, stiamo seguendo queste indicazioni, personalmente credo che siano da utilizzare sempre, quindi io questo stesso meccanismo lo riporto in tutti gli altri strumenti di finanziamento anche fuori dal PNRR, perché non credo che la finanza pubblica possa erogare denaro senza assicurarsi l'obiettivo raggiunto, e quindi io credo molto in questo meccanismo e credo che tutta la finanza debba avere questi criteri. Per noi è più facile perché il Ministro dell'Economia e delle Finanze già ragiona in questo modo, è un po' più difficile per la politica che deve comprendere un meccanismo nuovo e di controllo costante.